questa fu veramente una battaglia diversa dalle altre, perché non ne risultarono vite distrutte, ma vite salvate, perché le sue conquiste non sono bambini che piangono su delle tombe, ma uomini, un tempo reietti, che lavorano e che cantano. Perché i suoi soldati non ebbero che una consegna, amare. Per questo fu una battaglia lunga, dura e difficile, contro l'ignoranza, la paura, la viltà. Per combatterla ho fatto invano appello alla potenza e al danaro. È l'amore che mi ha risposto ed è l'amore che ha vinto. Aux 400 millions de jeunes filles et de jeunes gens qui ne mangeront pas aujourd'hui, car la moitié de la jeunesse du monde a faim. Si vous avez un rhume, ne dites pas « Mon Dieu, je suis malade », mais pensez à tous ceux qui souffrent. Almeno per ora è semplice, e non c'è più posto per coloro che esitano, che tergiversano, ed offrono alla vita indegni compromessi. Oggi bisogna scegliere, subito e per sempre. O gli uomini imparano ad amarsi, a comprendersi, o l'uomo finalmente impara a vivere per l'uomo, o gli uomini spariranno tutti e tutti assieme. Indubbiamente ci sono sempre state lotte e guerre. Da principio ci furono Abele e Caino, ma Caino non poteva uccidere che Abele. Poi è arrivato il progresso. E il progresso è diventato un'immensa macchina per assassinare. Domani un uomo, uno solo, la follia di un uomo solo, potrà annientare l'umanità intera. Perché chi può assicurarci che 1000, 2000, 10.000 bombe atomiche lanciate sul mondo non siano la fine del mondo? Quale che sia, l'era atomica è la fine di un mondo. Il mondo dove ciascuno viveva per sé, non pensava che a sé, e s'era costruito un piccolo universo ipocrita e ben pensante. È la fine di quel mondo o la fine del mondo? O l'uomo comincia infine a vivere per l'uomo, o gli uomini spariranno tutti e tutti assieme. Carità, la carità contro la bomba atomica. Ecco la guerra che comincia. Ed è una lotta estrema, perché solo la carità riesce ad annientare la bomba atomica nel cuore dell'uomo. Perché la bomba atomica assomiglia alla carità. La sua potenza spaventosa è di non arrestarsi sulla strada della morte. Un atomo distrugge un atomo, il seguente distrugge il successivo. Ed è un seguito d'annientamenti, indefinito e forse infinito. Così pure la carità. Una buona azione, un gesto di vera fraternità crea la gioia. E da questa gioia nasce un'altra gioia. Ed è un susseguirsi di felicità indefinito e forse infinito. Bomba atomica o carità? Catena di morte o catena d'amore? Bisogna scegliere subito e per sempre. Allora una crociata? E perché no?
Voi pensate di salvare il mondo con i discorsi degli uomini di Stato o i voti delle assemblee? Perché si tratta di salvare il mondo da se stesso o dalla sua bomba atomica. Un mondo che non osa credere più in nulla perché gli hanno insegnato a rinnegare tutto, che non si aspetta più nulla perché gli hanno promesso tutto. Salvare il mondo. Insegnargli di ben nuovo a guardare la vita da un angolo di gioiosa e vigile fraternità. Fargli sapere che non si possiede altro che il bene che si fa, che i malvagi sono i veri infelici, che l'egoista solo è del tutto solo. La carità, luce della nostra vita. La carità non l'elemosina. Il danaro ha insudiciato tutto, perfino l'idea della carità. La carità non è danaro. È un atto d'amore. È un dono di sé che vi sublima e paga il vostro sforzo e la vostra rinuncia con la gioia. La carità, sorgente d'ogni gioia. La carità che non conosce classi, caste o razze. La carità che se ne infischia delle frontiere. La carità che non tollera la guerra. La carità più forte della morte. La carità legge di Dio, riflesso della sua eternità. Signora! Signora, tu che cammini in questo giardino leggera, tenendo il bambino per mano, non ci hai pensato mai? Stasera, come tutte le sere, dopo aver cenato, entrerai dolcemente nella piccola camera, dove dorme tra le lenzuola bianche il sorriso vivente della tua vita. Dolcemente, soavemente come carezza d'angelo, sfiorerai col dito poi con le labbra, la piccola fronte sprofondata nel guanciale. Dolcemente, per non svegliare il piccolo felice. Stasera, signora, e d'ora innanzi tutte le sere, stasera e per sempre, abbracciando il tuo bambino, il tuo bene, il tuo amore, tu penserai che c'è sulla terra un altro bambino, bello come il tuo, innocente come il tuo, che non riesce a dormire. Non riesce a dormire perché ha fame. E piange perché ha fame. E avrà fame domani, la settimana ventura e ogni giorno, sempre. Signora, non ci hai pensato mai. Avrà fame con 400 milioni di ragazzi che hanno fame. E perché non il tuo? Perché il tuo è nutrito, riparato, curato? Perché il tuo sì e gli altri no? Vi sono nel mondo 15 milioni circa di lebbrosi, di cui 12 non curati. Ma ci sono lebbre ben peggiori. Sono la fame, il tugurio, la miseria. A Calcutta, presso il tempio di Kali, ho visto morire una donna di 22 anni. Pesava 20 kg. Quando, in un ultimo gesto, ha teso le braccia e scoperto il petto, non ho potuto più resistere e ho chiuso gli occhi. Ancora una volta non parlatemi di sdegno, di collera. Non si tratta di cercare i responsabili, si tratta di non mettersi a piangere. I cuori sensibili avranno tempo per i loro sospiri più tardi, quando non ci sarà più nient'altro da fare. Si tratta d'agire. Non ci potete far nulla. Che cosa ne sapete? Che cosa avete tentato di fare? Nulla ben inteso.
Pensate a voi stessi, e poi a voi stessi, e infine a voi stessi ancora, e il vostro universo va bene. Ma allora non dite più che voi siete dei cristiani e nemmeno dei civili, perché non si potrà parlare di civiltà, e tantomeno di civiltà cristiana, finché qualcuno di noi accetterà di vivere mentre altri muoiono. Perché noi abbiamo in sovrappiù quanto a loro basterebbe per vivere. Finché alcuni milioni di uomini si arricchiscono vergognosamente e tranquillamente con la fame e la morte degli altri. Ora ascoltatemi bene. Il prezzo di un carro armato rappresenta quello di 84 trattori. Un bombardiere costa quanto 30 scuole di una ventina di aule. Una porta aerei rappresenta il cibo di 400.000 uomini per un anno. La formazione di una divisione blindata equivale alla costruzione di 32.000 case di 4 stanze. Nel 1954 mi rivolsi ai due grandi di quell'epoca, Eisenhower e Malenkov, dicendo loro: rinunciate ciascuno a un aereo da bombardamento e noi potremo curare tutti i lebbrosi del mondo. Fu vano. Forse si può disturbare personaggi così grandi per così poco. Rinnovai la mia richiesta nel 1955, poi nel 59. Sempre niente. Infine nel 1962. Io ve l'ho detto tempo fa. Gli uomini che hanno fame rappresentavano nel 1938 il 35% dell'umanità. Oggi sono i 2/3. Fra 10 anni saranno i 3/4. Ogni anno la fame ammucchia più cadaveri di quanti ne fece l'ultima guerra in 5 anni. La fame degli uomini precipiterà la fine del mondo. Siete voi, giovani, che direte no al suicidio dell'umanità. Vi ho chiesto, volete aiutarmi? Voi mi avete risposto. Che dobbiamo fare? Ve lo dico. Ho appena scritto una nuova lettera all'ONU. Ecco perché. Calcolare quanto costa ogni anno la corsa agli armamenti è una chimera. Tuttavia, parlando di 1.000 miliardi di dollari, siamo certi di essere al di sotto della realtà. È una bella somma. Soprattutto quando si pensa che, durante lo stesso tempo, i popoli pasciuti non consentono offrire che 4 miliardi di dollari per nutrire coloro che hanno fame. 1.000 miliardi di dollari per uccidere, 4 miliardi per soccorrere. È questa la civiltà? Ecco allora quello che io propongo. Che tutte le nazioni ogni anno prelevino dai loro rispettivi bilanci ciò che costa loro un giorno di armamento, e lo mettano in comune per lottare contro le carestie, i tuguri e le grandi endemie che decimano l'umanità. Un giorno di guerra per la pace. Da solo il mio appello rischia ancora una volta di restare vano. Voi, dunque, scriverete a New York subito. A gruppi di 10 voi firmerete le cartoline che metteranno in evidenza la vostra determinazione. Se ogni giorno a migliaia e migliaia quelli che hanno il potere e il dovere di rispondere ricevono la testimonianza esigente delle vostre giovani volontà, si finirà bene a tutti i piani dell'ONU per accorgersene. Sommergiamo dunque coi nostri appelli i loro uffici e i loro burocrati. Allora bisognerà bene che vi ascoltino. Perché domani siete voi che sarete i grandi. Signore, insegnaci a non amare noi stessi, a non amare soltanto i nostri, a non amare soltanto quelli che amiamo. Insegnaci a pensare agli altri, ed amare in primo luogo quelli che nessuno ama. Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo. Abbi pietà dei lebbrosi, ai quali tu così spesso hai sorriso quando eri su questa terra.
pietà dei milioni di lebbrosi che tendono verso la tua misericordia le mani senza dita, le braccia senza mani. E perdona a noi di averli, per una irragionevole paura, abbandonati. E non permettere più, Signore, che noi viviamo felici da soli. Facci sentire l'angoscia della miseria universale e liberaci da noi stessi. E per prima cosa imparare a vivere per gli altri. Se noi fossimo soltanto capaci di pensare a qualcosa che non sia soltanto il nostro io, di sentire che in ogni momento della nostra vita, mentre mangiamo, dormiamo, mentre non combiniamo nulla, facciamo qualcosa di peggio, ci sono degli esseri, milioni di esseri umani che sono nostri fratelli in Cristo e che muoiono di fame mentre non hanno meritato di morire di fame e che muoiono di freddo mentre non hanno meritato di morire di freddo. Se noi fossimo soltanto capaci di pensare agli altri, allora non potremmo più mangiare come bestie, dormire come bruti e continuare ad essere stupidamente felici. Certamente non riusciremo a tutto. Non possiamo sfamare la terra tutta e non abbiamo il potere di richiamare a vita. Ma restano i vivi. Restano degli esseri da proteggere e il mondo da ricostruire. Non faremo tutto, ma possiamo pur fare qualcosa. Se tutti, ciascuno di noi, tutti insieme e subito, tenteremo quel che c'è possibile, voglio dire più di quello che c'è possibile, qualcuno sarà salvato. Allora, trascinati dal nostro esempio, altri faranno come noi, cioè meglio di noi, e saranno a loro volta imitati. Allora un'immensa catena d'amore s'annoderà tutta attorno al mondo. Catena d'amore o catena di morte? Bisogna scegliere, subito e per sempre. Una crociata? Sì, finché ci sarà sulla terra un innocente che avrà fame, che soffrirà il freddo, che sarà perseguitato, finché ci sarà sulla terra una carestia rimediabile o una prigione ingiusta, il gran messaggio d'amore di Cristo non sarà realizzato. La cristianità non potrà rallentare la sua marcia e né voi né io avremo il diritto di tacere o di riposarci. Bomba atomica o carità? La lotta suprema è ingaggiata. Ma la nostra vittoria è certa. La carità salverà il mondo.